L'uomo che osserva l'universo primordiale attraverso il fondo cosmico di microonde ha illustrato alla platea dell'Istituto Sacro Cuore di Napoli il percorso virtuoso dell'educazione scolastica. Il professor Marco Bersanelli, docente di astrofisica e meccanica, ha preso la parola nell'auditorium del complesso di Piazza Europa, che ha aperto le porte nell'open day ai cittadini che hanno voluto conoscere gli spazi, dopo l'introduzione affidata ad Antonio Romano, vicepresidente della Fondazione Romano Guardini. È un'occasione per aiutare i più piccoli a crescere, ma è un cammino che si fa insieme. Noi diciamo sempre che la questione dell'educazione riguarda il rapporto tra l'adulto e il ragazzo. Qui si ha la possibilità di poter incontrare adulti che sono sempre in rapporto costante con i ragazzi per aiutarli a crescere. L'Istituto Napoletano, che accoglie gli studenti dal nido fino alle classi dei licei classico e scientifico, è stato oggetto di studio per i suoi metodi, tanto da diventare un modello virtuoso, come ha rivelato l'amministratore delegato Roberto Zecca. I metodi che funzionano, quelli efficaci, sono gli stessi dappertutto. Qui a noi è richiesto uno sforzo maggiore perché il contesto è dei più difficili in assoluto, però questa modalità ci consente di essere apprezzati nel nostro modo di operare, nell'impostazione, anche da parte di istituti che presenti in altre parti del territorio nazionale. Siamo stati oggetto di studio dal punto di vista dell'organizzazione didattica dei servizi da parte di enti lombardi, laziali, quindi siamo in prima linea, diciamo, nel territorio nazionale. Bersanelli, che ha tenuto una lezione su educare, fare scuola, una responsabilità e una risorsa per tutti, ha posto l'accento sull'importanza dell'educazione come crescita, consapevolezza di sé e capacità di giudizio. Spesso l'insegnamento alla scuola vengono viste come uno dei tanti problemi, una delle tante questioni. In realtà è il punto più nevralgico per la formazione dei giovani e quindi della nostra società, della vitalità del nostro mondo.